In principio era il caos. Era il caos. Caos. In principio era il mare. Un mare caotico. Il Nun. Da Nun, una sera emersa in isoletta con sopra Atum, il demiurgo creatore. Sono Kepri al mattino, Ra a mezzodì e Atum la sera. È uno specchio questo mare. Qui, nel suo ventre, ho visto me stesso. Ho visto davvero. In bilico sull'olola terra, a un passo dal mare in burrasca, riposava immobile Atum. Atum era solo, solo con Yusas, la sua ombra. Ebbe un rapporto con Yusas, dal quale nacque Olaia e l'umido, Shu e Tefenut, e non fu più solo. Nell'unione di Shu e Tefenut, nacque la dea del cielo Nut e il dio della terra Jeb. Ora c'era finalmente qualcosa oltre alla vastità delle acque primordiali. Jeb e Nut si amavano, e i loro immensi corpi abbracciati occupavano tutto lo spazio primordiale. Il loro era un amore strettissimo e fortissimo, troppo stretto forse. Presi dal loro amore, si abbracciavano così fortemente da impedire alla vita di germogliare su Jeb, sulla terra, e a Nut, al cielo, di partorire i figli nati al loro rapporto. Ra, nel suo fulgido sole di mezzogiorno, lo capì, e prese la dura decisione di separare i due amanti. Shu, l'aria, si insinuò nel loro abbraccio e li separò, sorreggendo Nut e posandosi su Jeb. Fu uno spettacolo straziante, al punto che lo stesso Ra si commosse a vederlo. Le sue lacrime caddero sul corpo di Jeb, e da esse nacquero gli uomini. Nut, invece, partorì finalmente 4 figli, Osiride, Iside, Set e Nefti. Nut, presa dall'ira, divorò Ra, ma fu costretta a partorirlo il giorno dopo. Da allora, ogni giorno, Nut furente divora il sole al tramonto e lo partorisce all'alba. Shu, invece, fu costretto a sorreggere e dividere per l'eternità i suoi 2 figli, i quali sono ancora innamorati e si guardano da lontano, sognando di potersi nuovamente abbracciare in futuro.